Il Pescara prova a ricompattarsi per fronteggiare la crisi. Così, questa mattina, nella seduta prima parte dell'allenamento doppio odierno, era presente lo stato maggiore della società, dal presidente Daniele Sebastiani ai direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Il massimo dirigente ha parlato alla squadra prima dell'allenamento, spronandola a dare il massimo da qui alla fine della stagione e non ripetere più prove inaccettabili come quella di Crotone. Al di là di dichiarazioni di facciata, la posizione di Regrottagli andrà valutata nelle prossime partite, come capita a tutti gli allenatori di squadre in difficoltà, anche a chi, come l'ex difensore di Juventus e Milan, è stato promosso in corsa dalla primavera ed aveva avuto un impatto molto positivo. Però è giusto che la società richiami i calciatori alle loro responsabilità per togliere quel velo di apatia che ha avvolto un po' tutti all'uscita. Già detto che all'andata Zauri affrontò un esame fondamentale al Del Duca, la vittoria prolungò la sua permanenza in panchina. Un'altra similitudine è che il Delfino si accinge a cambiare modulo. All'andata Zauri mise per la prima volta da parte il 4-3-3 e varò un 3-5-2, robusto e coperto. Ora le Grottaglie medita di lasciare quella difesa a 3 che ha proposto nelle 5 partite della sua gestione, anche di fronte alla penuria di centrali, e sta lavorando sulla difesa a 4. Un Pescara pronto a tornare all'antico, da capire poi se con due trequartisti dietro una punta o con un tridente classico, due esterni e un centravanti. Bettella e Scognamiglio, coppia di centrali che ha chiuso bene la scorsa stagione, possono essere una buona base di partenza, in attesa di Campagnaro e tenuta presente la fase di appannamento di Drudi. Una linea che può in parte soffocare la fase di spinta di Zappa, tuttavia le Grottaglie sa che bisogna prendere meno gol e dopo la gara col Pordenone Fiorillo non ha più avuto clean sheet. Sono stati incassati 9 gol in 4 gare e molti altri potevano essere presi. Dunque grande attenzione sulla fase difensiva. In casa Ascoli recuperato Piccinocchi che è tornato a lavorare. Ranieri e Rossetti proseguono con le terapie, mentre sarà costretto ad un lungo stop Beretta che per un problema alla caviglia dovrà operarsi. Out Troiano per squalifica al pari di Bojinov. Il neo attaccante bulgaro del Pescara ha tirato un sospiro di sollievo. Per lui solo un turno e ci sarà per la gara di La Spezia. Nel picchio probabile che la linea di difesa sia composta da ex per tre quarti, Pucino, vicino ad un ritorno a fine gennaio, Brosco e Gravion, Morosini pronto ad agire alle spalle di Scamacca e Trotta.